Swoosh! Tutti dicono che la tecnologia è la nostra nuova prigione, ma è davvero così? Andiamo a scoprirlo! Se le dico la parola tecnologia, cos'è che le viene in mente? Computer, internet... Babbo Natale, i sassi! Cellulari, televisione... Non lo so, tutto quello che ha a che fare con le cose elettroniche. Sa che la tecnologia in un luogo sta aiutando le persone? Che luogo potrebbe essere? Un luogo? Qui in Occidente? È una domanda molto vaga. Come luogo può essere uffici, industrie, quello che è. Il luogo è la prigione, dove alcuni detenuti stanno utilizzando questi visori per vivere azioni della realtà normale. Ok, che la prigione deve avere uno scopo punitivo, però è importante anche approcciarlo a un intento più rieducativo. Ottimo. Io lo condivido in pieno. L'integrazione dopo il carcere è una cosa molto molto difficile, quindi non vedo perché questo non possa essere fatto. Adesso proviamo insieme l'ebbrezza della realtà aumentata utilizzando questo visore. Adesso quando lo proverà dovrà descrivere quello che vede. Vedo delle colonne. Aspetti, dove che mi trovo? Sembra di essere tipo in quei palazzi storici. Sì, vedo una porta antica. Vedo Disneyland. Un castello con una cascata. Forse Bergamo Alta? In Grecia. Ecco, si figuri, insomma è stato. Vedo un prato, una città. E ti viene voglia di camminare, però sto fermo. Delle persone sedute sul prato, una giornata di sole. Delle colonne, roba vecchia, insomma, roba antica. Abbiamo visto come la tecnologia ci rende liberi. Mi raccomando però, restate connessi ma non troppo.